Benvenuti e bentornati. Io sono lo zio Ariar, in un'insolita veste di CMDR, di Commander Ariar. Sì, ho dato retta finalmente a quanti di voi mi hanno sempre chiesto per messaggio su YouTube, su pagina Facebook, su Instagram, ovunque, di portare video su Elite. Fino a questo momento non l'avevo fatto, un po' perché non era effettivamente scattata la scintilla con Elite, come ho sempre detto in qualsiasi video che avevo fatto su Star Citizen, e quanti me lo richiedevano, sia perché comunque ero troppo impegnato anche a seguire il progetto di Star Citizen, e quindi cercavo di non deludere, fra virgolette, di non tradire la mia community che mi seguiva per Star Citizen, e magari di non darle il beneficio del dubbio qualora invece avrebbero apprezzato video su altri giochi spaziali. Poi mi sono ricordato che comunque io nel mio canale inizialmente facevo molti giochi diversi, e poi avevo preso comunque la piega di canale improntato esclusivamente su giochi spaziali, quindi quale gioco più spaziale di Red Dangerous, così come di Dual Universe, così come di lo stesso Star Citizen, così come di tutti quanti i giochi che usciranno spaziali, torniamo un po' a fare un po' di varietà appunto all'interno del canale. Lo facciamo anche oggi in un gioco che reputo forse l'alternativa più valida attualmente nel panorama dei giochi di simulazione spaziale a Star Citizen. Non me ne vogliono tutti quelli che sono appassionati di Dual Universe, così come di Infinity Battlescape, che vedrete anche sul canale. Per quanto riguarda Infinity Battlescape, lo sto seguendo proprio dall'inizio, da quando ho cominciato a seguire Star Citizen. Subito dopo ho cominciato a seguire anche Dual Universe. Sono giochi che io non paragonerei né a Star Citizen né a Red Dangerous, che condividono, diciamo, la stessa impronta, mentre per quanto riguarda Dual Universe è un gioco più alla Space Engineer, una roba più di crafting, è un po' un target diverso. C'è sempre alla base l'esplorazione spaziale, ma lì la possibilità di costruire le navi e le stazioni spaziali lo rende veramente un titolo molto molto diverso sia da Elite che da Star Citizen, quindi li tratterei diversamente rispetto a questi due, che sono, diciamo, gli unici due contendenti per il trono, per lo scettro di miglior simulatore spaziale attualmente presente sul mercato, ricordando che Red Dangerous è un gioco completamente rilasciato, mentre Star Citizen è un gioco in sviluppo. Ora, parecchi di voi si sono divertiti a schierarsi da una parte o dall'altra, o verso Elite o verso Star Citizen, di fatto creando due fan base abbastanza agguerrite, credo anche inutilmente. Comunque chi è amante dei giochi spaziali dovrebbe intravedere in entrambi qualcosa di caratteristico che possa attirare la propria attenzione e riconoscere la validità dei due progetti, sia uno che sta in divenire sia in un altro che in realtà è già bello che formato, ma che evolve costantemente anche nel tempo. E all'interno di questa evoluzione c'è anche un progetto che si chiama Space Legs, che prevederà, entro pare breve tempo, di avere le gambe, appunto, di poter permettere ai giocatori di Elite di scendere appunto dalle navi, camminare all'interno delle navi, camminare sui pianeti, così come tante altre implementazioni come le atmosfere, come i pianeti in atmosfera, eccetera eccetera. Quindi sarebbe opportuno comunque dargli sempre una chance, riconoscendo appunto che è un validissimo gioco, che è immenso, con un universo riprodotto uno a uno, con miliardi di stelle, con la possibilità di giocare tutti insieme dentro lo stesso universo. È un MMO a tutti gli effetti, comunque, che merita attenzione di essere comunque seguito. E per far questo, siccome in parecchi mi chiedevano similitudini, mi chiedevano se gli convenisse prenderlo nell'attesa che esce Star Citizen, perché sono già baker di Star Citizen, eccetera, allora mi chiedevano che cosa c'è, che cosa si può fare, cosa non si può fare, tralasciando il fatto che la maggior parte delle cose che si fanno su Star Citizen, tranne camminare e scendere dalle navi, si può già fare e funziona perfettamente su Elite. Una di queste feature che a me aveva colpito, una di queste possibilità che a me aveva colpito, e che da sempre, da proprietario di Aquila, di Constellation Aquila, volevo vedere realizzata, era quella di uscire dalla nave con il Merlin, con l'Aquila, no? Quando ho scoperto, giocando, riprendendo a giocare, che ripeto, da Elite, che è un gioco che ho comprato nel 2016, cioè prima di Star Citizen, e che avevo lasciato perché, ripeto, non era scattata questa scintilla, quando ho saputo che potevo fare già questa cosa su Elite, cosa che aspetto su Star Citizen, l'ho voluto provare, quindi sono andato a prendermi un fighter, e l'ho comprato a una stazione spaziale, ho comprato il fighter, l'ho inserito all'interno della mia anaconda, e questo sarà un piccolo video, scusate per tutta questa premessa ma è doverosa, visto che questo canale avete visto soltanto video su Star Citizen,
di quello che è già possibile fare in gioco su Elite Dangerous. Cioè, questo sarà soltanto l'illustrazione di questa manovra, di questa caratteristica del gioco per tutti quanti quelli che non lo sanno, perché ovviamente i giocatori di Elite, alla quale mi scuso per essere arrivato così in ritardo sul mio canale, già sanno, ma ci stanno tanti altri che stanno valutando se prendere o meno Elite, chiedendomi per messaggio se gli potrebbe piacere o non gli potrebbe piacere. Cioè, premesso che io non sono nessuno per dirvi quello che vi potrà piacere o meno, e quindi è una scelta esclusivamente soggettiva, però vi posso illustrare quello che faccio io pezzo per pezzo, e oggi vediamo appunto come gestire il fighter con l'anaconda dopo la sigla. Sì, ecco la mia anaconda, la mia Ariar Force One in orbita vicino a una stella, e andiamo a vedere subito di selezionare il fighter che ho a bordo. Quindi entriamo nella cabina, andiamo in basso, vedete, ho due SRV e un fighter. Rampa di lancio del fighter, siamo fuori. Una breve panoramica in visuale libera, che è anche molto comoda da fare, da utilizzare su Elite. Proviamo anche, sì, i laser, va tutto bene. Rientriamo dentro e proviamo a vedere velocità e manovrabilità. Il fighter è veramente molto molto maneggevole. Cosa bella delle navi di Elite, che non differiscono l'una dall'altra in velocità di iperspazio, nel senso, non come succede con Star Citizen, ecco intanto la mia Anaconda, che se partiamo alla volta di Arcorp con una Hornet ci mettiamo 14 minuti, se partiamo invece con una Starfare ci mettiamo circa 7 minuti e mezzo. Questa è una cosa standard su Elite, le navi saltano tutte in velocità standard da stella a stella. Le uniche due cose che cambiano sono la velocità in Super Cruise e il consumo del carburante nel salto. Quindi sia che noi abbiamo un Sidewinder o un'Anaconda, impiegheremo lo stesso tempo per saltare da stella a stella. Ok, ci facciamo il bel giretto intorno alla nostra stupenda Anaconda, veramente ragazzi, una nave enorme, bellissima. Io ho avuto anche modo di provarla in VR, così come ho avuto modo di selezionare, di affittare, di ingaggiare un pilota esperto in una stazione spaziale, avete visto, Julissa Meyer. Quindi ora dalla cockpit io entro e swipe alla nave madre, quindi sono tornato sull'Anaconda, e a questo punto, avendola selezionata, la nave, il fighter lo sta pilotando lei. Io sono tornato quindi a bordo dell'Anaconda, faccio una breve panoramica, vedete laggiù in fondo c'è il fighter pilotato da Julissa, mi avvicino a lei, siamo a 1.01 km, quindi siamo relativamente vicini, posso decidere di dargli degli ordini come seguirmi, mantenere la posizione, oppure scambiarmi con lei. Quindi lei si teletrasporta in nave e io mi teletrasporto nel fighter. Adesso la sto raggiungendo, siamo a 200 metri, per andare in formazione vicino a lei, che ora mi sta sotto. Vedete, c'è anche l'avviso, che la rotta di collisione. In automatico il fighter, una volta detto follow my ship, oppure rimani in posizione, si allontanerà qualora fossimo troppo vicini. Vedete? Guardate. Io mi vado ad avvicinare e lei mantiene la distanza di sicurezza dalla nave in automatico. Questa è una cosa, ragazzi, mi ha fatto volare quando l'ho vista proprio. E mi sono pentito di aver abbandonato per così tanto tempo sto gioco, perché lo dovevo approfondire meglio e dovevo dargli la possibilità di far scattare questa famosa scintilla. Qui ci sono anche gli altri due SRV che mi servono per scendere sui pianeti, due rover, che montati entrambi oltre al fighter sull'Anaconda, nave enorme, paradossalmente fra la Constellation Aquila e la Carrack come dimensioni, e ve ne potete rendere conto soltanto vedendola in VR, perché in gioco normale sembra grandissima, sì, ma non quanto dalla prima persona in realtà virtuale. È una cosa allucinante l'altezza, la grandezza, la lunghezza di questa nave, veramente veramente grande. Ok. Ecco Julissa Meyer, carissima, tutta la storia del pilota esperto,
quanto ho pagato, eccetera, quanto la devo pagare. Do gli ordini ancora a lei, posso dirle di rimanere in posizione in questo caso. E lei rimarrà in quella posizione, allontanandosi soltanto, come ho fatto vedere poco fa, qualora noi accorciassimo troppo la distanza di sicurezza fra noi e lei. Eccoci, informazione, vicini vicini, vedete, ripeto, insisto su questo punto, ho fatto anche uno screenshot perché è bellissimo questo scenario. Noi ci avviciniamo e lei si allontana pur rimanendo ferma dove gli abbiamo detto di rimanere. Quindi qualora noi dovessimo avvicinarci troppo, lei si allontana. Chiaro che se ci dovessimo spostare noi con il fighter, possiamo dire anche alla nave di seguirci, non soltanto al contrario. Quindi anche se decidessimo di rimanere a bordo del fighter, che ne so, per ingaggiare contro i Targoid o quello che è, la nave ci seguirà e lo farà sempre, anche se stiamo all'interno dell'orbita di un pianeta o nello spazio, appunto. Ora procediamo con il richiedere l'attracco alla nave, il gas dock alla nave, e dovrebbe, ecco laggiù, vedete la scia che ci indica la traiettoria di attracco. Ci mettiamo in coda, abbastanza semplicemente. Ci allineiamo con la nave. Adesso siamo pure scomodi perché contro sole, contro la stella. Possiamo vedere, ecco, vedete il percorso, il corridoio d'attracco, eccolo qui. Guardate che spettacolo. Ecco qui che piano piano ci avviciniamo. Arrivati qui, in automatico la nave si ferma e viene tirata su dalla nave madre, stoccata all'interno dell'hangar interno, e il gioco è fatto. Spero vi sia piaciuto questo primo video, primo, diciamo, contatto all'interno di questo canale con Elite Dangerous. Spero che quanti di voi magari mostrino delle perplessità, dei dubbi appunto sull'acquisto o meno di questo gioco, che peraltro mi pare che recentemente stava anche in offerta sui saldi Steam, quindi consiglio sia di prendere il gioco mentre faccio i vari screenshot del caso, come faccio sempre e metto su Instagram, consiglio di prendere il gioco base Horizon Pass, poi tutti gli aggiornamenti gratuiti che avverranno, si pagherà probabilmente quello con le Space Legs quando ci sarà. Ma nel frattempo, per l'esplorazione spaziale, non disdegnate un passaggio su Elite Dangerous, perché potreste rimanerne veramente, veramente folgorati, veramente colpiti. Questo è il consiglio che vi do io, ma lo do a me stesso per primo, perché io stesso, per vicissitudini legate a Star Citizen, l'ho un po' tralasciato nel tempo, cosa che non succederà più. Se vi è piaciuto questo video, mettete un bel pollice in su. Se non vi è piaciuto, mettete un pollice in giù. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! I'm gonna go get some more.